Iniziamo subito con il nuovo ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Benvenuta, ministro. Grazie. Grazie. Allora, in Italia, ministro, fa notizia il fatto che ci sia una donna al Ministero della Difesa. Questo, come definirlo, stupore, le ha dato fastidio? No, fastidio no. Penso che sia una bella conquista anche per l'Italia che finalmente ci sia un Ministro della Difesa donna. È già successo in Francia, in Spagna, attualmente ci sono altri Ministri della Difesa, ad esempio in Germania, in Olanda, in Svezia. Da in noi Albania, non quindi non è mai successo. Di fatto lei è il capo supremo, per così dire, di centinaia di generali, del capo di Stato Maggiore, dei quattro comandanti di Stato di Marina, Aeronautica, Esercito, oltre che del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Confermo. Tutti maschi, tutti più anziani di lei, tutti molto decorati. Si sente a suo agio a comandarli? Sì, devo ammetterlo. Però dovrei chiedere a loro. Una certa propensione al comando, io diciamo così, ce l'ho caratterialmente. Perché lei nasce professoressa di lettere. Esatto, professoressa di lettere, poi ho fatto il capo scout, quindi non so, forse queste cose. Però a parte gli scherzi, io ho trovato nel mondo della difesa, e questo invece mi ha stupito un po', più accoglienza di una donna che agiva politicamente di quanta volte ho trovato nella stessa politica. Cioè, no, ma difatti mi stupisco anch'io, perché fatto non è che ci siano tanti ambienti dove un ruolo di vertice di questo tipo è tenuto da una donna. No, devo dire però che io ho trovato, sul fatto che poi io ho sempre cercato insomma di studiare, di documentarmi, di capire, quindi di parlare delle cose con granus salis, diciamo. Io ho trovato un atteggiamento invece di accoglienza. Poi ovviamente ci sono dei momenti in cui abbiamo punti di vista diversi, ci sono dei momenti in cui invece convergiamo, però devo dire, Beh, mi ci trovo. Ci racconta poi, perché sono più di 10 anni che lei si occupa di difesa, sì. È uno dei ministri dei quali nessuno ha potuto dire ah, non è competente di difesa lei, però prima abbiamo delle cose di attualità di cui parlare. Beh, una che oggi sui famigerati F-35, lei sarà stufa di sentirne parlare, però oggi il capogruppo del PD in commissione difesa, Scanu, ha presentato le conclusioni di una loro indagine sui sistemi d'arma, secondo il quale il programma degli F-35 prevede molte criticità. E quindi ci faccia un po' di chiarezza, perché prima lei ha detto ma forse li tagliamo, e subito Renzi ha detto sì sì li tagliamo, Del Rio anche, poi lei ha detto no, non li tagliamo più, oggi invece cosa no, ci no, dice? No, io ho detto un'altra cosa, io ho detto è sbagliato parlare solo degli F-35, quindi io ho detto sì, noi dobbiamo ripensare, rivedere e ridurre complessivamente i sistemi d'arma. Quello che trovo sbagliato è ragionare su un solo programma, perché quello è diventato un po' l'emblema, diciamo, dell'aggressività. Ma non è a caso un emblema, no, lo è cacciabombardieri. Perché è un programma costoso. A cosa servono perché i cacciabombardieri? Beh, di fatto i cacciabombardieri servono perché, a parte se tu hai delle truppe dove c'è necessità di avere una difesa aerea, però potrebbe succedere che qualcuno decide di sparare un missile, magari. E potrebbe decidere, ormai ci sono dei missili che possono arrivare a distanze estreme, potrebbe decidere di volere con quello distruggere o ovviamente di creare, oggi diciamo le armi purtroppo sono micidiali. Chi potrebbe micidiali. Deciderlo? Ovviamente io spero mai nessuno, però non è che oggi non viviamo, viviamo purtroppo in un mondo in cui non ci siano dei rischi. Lei ha citato nell'introduzione la situazione della Crimea, ma pensiamo anche nel Mediterraneo, dalla Libia al Libano dove ancora abbiamo delle truppe, e anche dopo le primavere arabe, quante tensioni purtroppo esistono. E da questo punto di vista, quando per esempio è avvenuta la tragedia delle Torri Gemelle, chi si poteva aspettare una minaccia di quel tipo? Allora, purtroppo. E perché cacciabombardieri americani e non invece assemblati in Italia? No, noi abbiamo anche degli Eurofighter. La scelta è stata fatta molti e molti anni fa, diciamo. Ah, noi parliamo di un programma. Sono 15 anni che se ne esatto, parla. Esatto, noi parliamo di un programma che è quindicennale. Attualmente noi abbiamo. Quanti erano? 100 quelli ordinati? All'inizio 131. Poi si è scesi a 90, quindi già stiamo parlando di una riduzione che è stata fatta precedentemente. Oggi noi abbiamo sospeso, diciamo, in questo momento i pagamenti delle tranche perché volevamo attendere l'indagine conoscitiva del Parlamento, perché io penso sia importante
non solo ascoltare il Parlamento, ma anche ascoltare l'opinione pubblica. E quindi di fronte ad una preoccupazione io penso che si tratti di ragionare, di vedere se ci sono delle criticità, di vedere se è il caso di ridimensionare. Però partendo dalla domanda... Perché sembra che non funzionino neanche tanto bene. Ma questo, diciamo... Cioè, hanno scarsa visibilità. No, ho letto un paginone... Ho letto parecchie cose, poi però ci sono molti ingegneri... Lei lo saprà, perché lei era sottosegretario alla difesa... Ci sono molti ingegneri aeronautici, anche molto bravi, diciamo, della difesa, che dicono che qualsiasi programma tecnologico molto complicato ha nel mettersi a punto ha delle criticità. E in realtà se si guarda quando si è sviluppato l'Eurofighter o altri aerei, le criticità ci sono state, perché sono programmi tecnologici, diciamo, molto difficili. Però sono indispensabili. No, io non credo, non c'è nulla di indispensabile. Quando io ho ragionato chiedendo di fare un libro bianco sulla difesa, no, in Italia, quando abbiamo parlato di libri bianchi della difesa, si è fatto solo la fotografia dell'esistente e poco più. Io sto chiedendo di fare un'altra cosa, ritornando alla domanda che faceva lei prima. Ci sono dei rischi, ci sono delle minacce. Quali sono? E a queste com'è che ci possiamo proteggere? Perché la difesa... Ma cos'è il libro bianco? Cosa ci serve? Prima, chi è che potrebbe farci del male? Quello che lei ha domandato. C'è qualcuno che ci minaccia? Quali potrebbero essere le situazioni per cui delle minacce si creano? E sulla base di questo decidi se serve più intelligence, se serve la difesa aerea, se servono delle navi per pattugliare. Queste cose voi non le sapete già da sempre. Queste cose noi... Ovviamente abbiamo delle analisi che su queste cose vengono fatte, ma sono cambiati gli scenari e anche i rischi. E ci vogliono 6 mesi, 8 mesi per fare il libro bianco? Beh, se lei pensa che noi stiamo parlando di programmi che, come lei diceva, questo è quindicinale e si concluderà, diciamo, nel 2030... Perché c'è fretta di tagliare, Ministro. No, io penso che sia importante intanto non spendere. Quindi da questo punto di vista non è in contraddizione. Quindi il fatto di lei comunque ha bloccato tutti i pagamenti. In questo momento sono bloccati, facciamo una moratoria. Dopodiché, perché se no, come lo decidiamo? Cioè buttiamo i dadi per dire ne servono 5, 10? Il Presidente del Consiglio ha detto sì, taglieremo 3 miliardi. Ma questo sicuramente, diciamo, io penso che tutti i settori della spesa pubblica vadano tagliati. Non solo la difesa. Lui però ha parlato di difesa. Noi abbiamo visto, perché sa perché ha parlato di difesa e ne può parlare? Perché noi abbiamo iniziato, forse l'unico settore del pubblico, a decidere un taglio molto consistente. Noi passeremo da 190.000 soldati a 150.000 e da 30.000 civili a 20.000. Ma cosa vuol dire che ne licenziate 50.000? No, ovviamente no, assolutamente no. Vuol dire che noi abbiamo studiato dei sistemi, passaggi ad altre amministrazioni, il fatto che poi ci siano... diciamo la possibilità di essere impiegati in altre quindi utilizzazioni. Quindi gli stipendi li avranno sempre. Ad esempio la giustizia, mancano 8.000 cancellieri. Il tema della lentezza della giustizia in Italia quanto è grave? Allora, noi abbiamo degli esuberi. Questo passaggio è un passaggio che consente alla giustizia di andare più speditamente, di fare un servizio che al cittadino è essenziale ed è essenziale anche per la nostra economia, e nello stesso tempo noi ci sgraviamo di numeri di persone non inutili perché sono nate inutili, ma perché noi prima avevamo la leva obbligatoria. Con la leva obbligatoria tu avevi bisogno di un certo numero, diciamo, di marescialli che svolgevano il ruolo di tenere i soldati di leva. Passando all'esercito professionale, queste figure non ne hai bisogno in questo numero consistente. Quindi abbiamo 50.000 marescialli in esubero. No, sono più di 30.000, però abbiamo dei numeri significativi di... Io non le vorrei parlare di esubero perché sono persone che stanno lavorando e stanno svolgendo il loro ruolo nelle forze armate. In un modello che noi disegniamo in cui vogliamo dimagrire e quindi vogliamo fare quei risparmi che oggi necessitano, diciamo non abbiamo più bisogno di così. Con quei numeri noi riusciamo comunque a difendere bene il nostro paese, quindi possiamo ridurre. Vuole anche vendere le caserme? Sì. Quante? Tutte. Ma è vero che ne basterebbero 15? Beh, se noi avessimo i soldi per fare un grande progetto in cui potessimo costruire 15 grandissimi centri, certamente noi lo potremmo fare. Oggi però io penso che si tratti di fare le cose possibili. Ma chi potrebbe voler comprare delle caserme? Oh, beh, guardi, ci sono delle caserme che sono meravigliose e stupende, ce ne sono alcuni in centro delle città, ce ne sono... Quindi privati anche? Ma potrebbero essere... Intanto si chiede ai comuni, perché io penso che sempre si debba chiedere che tipo di utilizzo vuole fare un territorio, e il comune e le regioni hanno, diciamo, gli strumenti urbanistici anche per dire che cosa vogliono
vogliono fare di un bene. Però se non servono, possono servire quindi ai comuni, agli enti locali che decideranno quale utilizzo, oppure possono anche servire ai privati. In certe caserme potrebbero starci degli alberghi di lusso, guardi, non so, nell'immaginario collettivo, diciamo, la caserma è soltanto un luogo magari freddo, triste, grigio. Ci sono palazzi anche stupendi. L'Arsenale di Venezia, per proprietà esempio. Della difesa, se non sbaglio. Per esempio. Quindi, allora, gli F-35 per il momento non li paghiamo, le caserme cerchiamo di venderle, marescialli 30-50 mila. Con tutto rispetto per i marescialli. Siamo un paese di marescialli, Totò ci insegna. Perché sembra sempre che siano persone, non è vero, fanno il loro lavoro, ma... E come? E dove altro pensa che si potrebbe tagliare? Poi il libro bianco capirà bene cosa serve, però secondo lei, che comunque da 10 anni si occupa di difesa... Guardi, secondo me l'altro passaggio molto importante che si potrebbe fare, e su cui siamo bloccati da anni, anche se tutti poi diciamo che sarebbe importante, è il tema della difesa europea. Siamo bloccati perché i trattati non ci hanno fatto fare un passo significativo in avanti. Allora, io penso che noi potremo, certamente c'è la Ashton che ha un ruolo in questo senso, ma dato che l'Italia avrà la presidenza del semestre europeo, sul tema della difesa, se noi cominciamo a fare alcuni passi avanti, se diciamo tutti e 28 insieme non ce la facciamo, alcuni paesi che decidono che alcuni assetti, che ne so, il trasporto aereo, la logistica... Il che vuol dire dividere le spese? Esatto, il che vuol dire oggi abbiamo bisogno, diciamo, di strumenti anche così tecnologicamente elevati che non ha nessun senso che abbia ciascuna nazione o che loro lo riproduca in Europa. Cominciamo a decidere di farlo insieme, quindi a dividere le spese. Questo sarà il vero risparmio del futuro. Lei oggi ha partecipato, anzi era una delle protagoniste, del Consiglio Supremo di Difesa, che ho imparato io, perché oggi ho studiato. Studiato difesa vuol dire il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, lei, il Ministro degli Esteri, il Sottosegretario di Stato, quindi ha incontrato Napolitano. Sì. Avete parlato anche di F-35 col Presidente della Repubblica? No, perché non è il ruolo del Consiglio Supremo di Difesa quello di scendere nei programmi d'arma o di è vedere un tema queste così caldo? Cose. Non... No, abbiamo parlato... Neanche nella pausa caffè. No, abbiamo parlato moltissimo invece degli scenari complessi, l'Ucraina, che cosa succede nel Mediterraneo, quindi abbiamo fatto un quadro molto attento dei rischi. C'è preoccupazione? C'è preoccupazione, certo, perché un'escalation con la Russia, che comunque è membro del G8, con quello che invece poteva significare tutti i canali di dialogo che abbiamo aperto con la Russia, potevano servire, pensiamo alla Siria, a darci una mano a risolvere altre criticità. Se invece si chiude questo dialogo, e oggi diciamo la situazione della Crimea è una situazione che ha avuto un'evoluzione, per cui c'è una tensione molto forte, certo c'è grande preoccupazione. Sai che Cameron ha detto, se continuano così Putin dovrebbe uscire dal G8? Io devo dire, l'Italia... Ma anche l'Europa sta parlando con una voce sola su questo e penso che sia importante. Ma ne abbiamo discusso a lungo anche con la Germania, con cui abbiamo avuto le posizioni più coordinate su questa crisi. Io penso che noi dobbiamo con fermezza dire l'integrità dell'Ucraina, come dire, è da rispettare, ma nello stesso tempo noi non possiamo chiudere i canali di dialogo con la Russia. Questo sarebbe, mi sembra, errore. Evidente, infatti sarebbe quello che le stavo per chiedere è, ma ci poi, possiamo permettere di litigare con la Russia? Noi dobbiamo dire alla Russia il nostro punto di vista, ma anche con, noi, molta ma con molta determinazione, ma non ci possiamo permettere... non è però una bella situazione. No, non è una bella situazione, ha ragione. Sono preoccupate, eravamo preoccupate, quindi abbiamo discusso molto di questo e poi abbiamo discusso per esempio di quelle cose che lei prima mi chiedeva, ma come dire, anche il Presidente dice benissimo, avete fatto un progetto per passare da 190.000 a 150.000. Secondo me il Presidente ai marescialli ci tiene. Come vedete di fare? No, lui è contento del fatto che abbiamo fatto un progetto che ridisegna ma che mantiene la sicurezza e la difesa di questo Paese, però giustamente chiedeva conto perché, come diceva lei, non è così semplice pensare di far defluire la persone. Difesa nel mirino di Cottarelli, che fa notare cosa se ne fa la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza non è sua competenza, però di un reparto antisommossa. Ha citato anche forse le due portaerei, adesso non vorrei sbagliare. Non so se le ha citate, però ma comunque ci dica della Garibaldi oggi. E della Cavour, che improvvisamente siamo tutti esperti di portaerei. È vero che diciamo volete che... vendere la Garibaldi? Ed è vero che sulla Cavour c'è una fiera delle armi in questo momento? Allora, è vero che noi abbiamo in questo momento due portaerei, una è la Garibaldi che è molto più piccola, l'altra la Cavour che è la più recente e anche quella più consistente. In prospettiva la portaerei
deve essere una, quindi da questo quindi punto di troppe. Vista, da questo punto di vista la disponibilità a ragionare. E quale su... vuol vendere, la più vecchia? Beh, sì. Sì, questo quindi sì. La Garibaldi. Poi su quello che è stato il, diciamo, il periplo dell'Africa che ha fatto la Cavour, in cui c'è stata anche molto polemica, perché da un lato c'era la presenza del Made in Italy e fra il Made in Italy c'erano beretta, anche pistole, fucili. C'era dentro, però sono state anche fatte attraverso sia la Croce Rossa, ma poi anche delle organizzazioni di volontariato che hanno messo a disposizione la i medici. La criticità è stato il fatto che passassero per l'Angola, per paesi dove ci sono conflitti. Hanno fatto anche delle operazioni a bambini, però è nata una polemica sul fatto che secondo lei... E io penso che noi non dobbiamo mai, questo è stato l'errore, perché poi è nata anche la polemica per dire quanto è costato. In realtà è stato pagato dai privati. 10 milioni però lo Stato spende. No, sono 7 milioni che sono la paga in più, diciamo, dei marinai che ci sono. Però io penso che su queste cose, per cui c'è stata, non c'è stato per esempio un passaggio in Parlamento. Allora, anche un'iniziativa di questo tipo... Che è stata approvata dal precedente ministro. È stata approvata dal precedente ministro. E lei era sottosegretario. Sì, però io non sono stata coinvolta, diciamo, lei non nella era decisione. D'accordo? Non sono stata coinvolta nella decisione e ritengo... che anche su un'iniziativa di questo genere, che aveva un carattere di presentare delle aziende italiane, non c'è niente di male, non dobbiamo vergognarci di presentare le aziende italiane, anche quelle che si occupano di difesa, e anche di fare però azioni umanitarie, noi ne dovevamo parlare prima. E su questo io credo che il passaggio e la condivisione con il Parlamento, soprattutto su temi così sensibili, dove si parla di difesa di armi, sia fondamentale. Perché noi dovremmo cercare di portare il Paese a capire perché abbiamo... Cioè, la difesa in Italia vuol dire mettere in pratica l'articolo 11, cioè vuole proteggere, non vuole attaccare. Invece tutte le volte che se ne parla, parlando di armi, sembra che debbano esserci modalità aggressive. La Marina nostra questa notte ha salvato 2070 migranti. Ecco, lo dico per dire, questo è lo spirito anche con cui le Forze Armate si muovono, non uno spirito... Lei è molto appassionata di Forze Armate. Beh, mi sono appassionata perché negli anni perché mi sono occupata. Perché in realtà lei non occupata. C'entrava niente, quando ha cominciato a far politica. Assolutamente no. Cioè, è finita un po' per caso in una commissione difesa. Ci sono finita, caso o progetto, in questi casi si può chiedere così. Io mi occupavo in quegli anni, perché venivo dal mondo cattolico e anche da un partito di sinistra, ma soprattutto per la mia provenienza anche dal mondo degli scout, molte associazioni, allora... cattoliche erano preoccupate perché si parlava di modificare la legge sul commercio delle armi. Dato che questa legge era stata costruita dalle associazioni pacifiste negli anni 90 insieme al Parlamento, dicendo, le associazioni pacifiste hanno detto, vabbè, noi capiamo che le armi vengono prodotte, forse vorremmo che non venissero prodotte del tutto, ma lo capiamo. Allora chiediamo comunque al Parlamento di fare una legge che controlli molto attentamente che le armi possano essere vendute solo a certe condizioni, a certi paesi dove non vengono violati i diritti umani, eccetera, eccetera. E dato che c'era questa preoccupazione io ne avevo parlato. Ma lei era pacifista? Io, diciamo, ero attenta ai temi della pace, ma non è che ritengo di essere cambiata in questi anni. È ancora pacifista? Io penso che le forze armate, come dire, debbano servire per non fare la guerra, non per fare la guerra. Quindi l'evoluzione, diciamo, nell'essermi occupata delle forze armate è pensare che debbano servire per sedare i conflitti e per prevenirli, non certo per usare quelle che sono le armi che devono essere solo un deterrente. In quel caso, quindi, mi hanno detto, ma perché non vai in commissione difesa seguire tu questo tema? Così ne capisci. Quindi, no, dice, così le tue preoccupazioni le puoi... E da lì è nata la cosa. Lei conosceva Vittorio Arrigoni, l'attivista che... Personalmente no, la sua storia... Si la ricorda sua storia, che ci fu una polemica perché nessuno del governo andò ai suoi funerali... Non mi ricordo esattamente l'episodio, mi ricordo diciamo anche la sua frase, restiamo umani, lei che era molto bella. Lei ci sarebbe andata ai funerali di Arrigoni? Sì, io ci sarei andata ai funerali di Arrigoni. No, ma torniamo a lei, le piace passare in rassegna le truppe? Mi fa sentire molto solenne, diciamo. È vero che la chiamano la generalessa? Qualcuno sì. E che ha volato su una freccia tricolore? È vero. Bello? Sì.
Ma beh, emozionante, è un'adrenalina totale, nel senso che l'esperienza del volo è stata molto molto emozionante. E l'avevo fatta quando ero parlamentare semplice della Commissione Difesa ed è stata... Cosa le hanno detto? Venga a fare un giro! No. Avevo scoperto, dato che ovviamente i nostri piloti devono fare del pratica, quindi diciamo devono fare dei voli, che per chi si occupava di difesa, cioè giornalisti che si occupavano di difesa, se erano interessati a volare potevano farlo ovviamente affiancandosi ad un pilota che aveva bisogno di esercitare. E quindi avevo scritto al capo di Stato Maggiore dell'allora aeronautica dicendo che mi sarebbe piaciuto fare l'esperienza del volo. Voglio fare un giro. Poi lì per lì, quando ci sono salita, un po' di tensione si vede dalle fotografie che mi hanno fatto, l'avevo perché in ogni caso. Invece poi è stata molto... Le piaceva Tom Cruise in Top Gun? Non ce lo tanto, ricorda? Sì. Non tanto. Ma no, non sono una... In generale film di guerra le piacciono? No. Mi piacciono i film d'amore, sentimentali e storici. No, non sono un'appassionata di cose militari, non ho la collezione delle armi assolutamente, non, niente di tutto questo. Però, insomma, la parata militare l'apprezza nella sua anche scenografia, immagino. È un momento importante per i militari e quindi credo che chi li rappresenta... Le fanno il saluto militare? Sì, certo, mi fanno il saluto militare. Chi li rappresenta deve dare solennità a questo momento che per loro è importante. Recentemente è stata in India, ha incontrato Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Come sì. Li ha trovati? Sì, li ho voluti incontrare perché ci eravamo sentiti telefonicamente e volevo, diciamo, conoscerli e anche portargli il conforto umano, quindi non è stata una visita più che politica, è stata, ecco, dal Ministro della Difesa che vuole conoscere i due fucilieri. Li ho trovati ovviamente tesi e preoccupati perché la situazione è da 2 anni senza che ci sia ancora un capo di imputazione e c'è una preoccupazione. Cosa abbiamo sbagliato? Forte. Perché sono lì? Se abbiamo sbagliato qualcosa. Ma guardi, io... Perché sono lì da 2 anni? Io su questo sto dicendo, in questo, degli errori del passato, non è che non ne vorrò parlare per sempre, credo che non sia utile parlarne adesso perché la mia concentrazione oggi è vedere come si può tirare fuori di lì e devono tornare in Italia. Non è legittimo che vengano processati in India, non è legittimo, quindi tutta la mia attenzione è che perché in questo momento... Perché non è legittimo? Perché sono andati in rappresentanza dello Stato? Non è legittimo perché sono militari e loro erano in missione per conto dello Stato italiano sulla base... No, la missione antipirateria la votiamo col decreto missioni come votiamo l'Afghanistan e il Libano. Se passa il principio che un militare in un altro Stato non ha l'immunità funzionale, questo potrebbe voler dire che per qualsiasi militare che è impegnato in missioni antipirateria ci potrebbe essere il fatto di essere incarcerato e condannato, diciamo, come se... Quindi non lei esistesse... dice al di là di quello che è accaduto non no, possono no, essere no, processati. No, non possono essere processati in India. Questo è un lei punto Lei si è fatta essenziale. Un'idea di cosa può essere successo all'aereo malese scomparso? Diciamo che sto seguendo che quello dell'attentato terroristico mi pare che sia una delle ipotesi in campo, però francamente certezze non ne ho. Lei è genovese, era a Genova durante il terribile G8, insomma i fatti che portarono all'uccisione di Carlo Giuliani. Io ero a Genova, avevo da poco partorito la mia seconda figlia Marta, che è nata nel 2001, nel maggio, quindi aveva 2 mesi e quindi avevo poca agibilità, nel senso che allattavo e quindi era difficile entrare nella zona rossa, ma ricordo esattamente, soprattutto la notte della Diaz, perché mi ha svegliato con una telefonata a Don Gallo, come lui racconta in un suo libro, dicendomi stanno succedendo cose terribili, cerca di venire. Io avendo la bambina così piccola, non potendo entrare nella zona rossa con il fagottino, ho chiesto a mio marito di andare per favore lui a raccontarmi in modo che io poi potessi intervenire con la questura, insomma capire cos'era successo. Lui quindi era entrato subito dopo e mi aveva raccontato cosa aveva trovato, il sangue. Penso cosa che lei sia aveva stata, raccontato? Mi aveva raccontato, è terribile, sono segni di sangue, gli elementi della violenza si vedevano anche. E credo che sia stata una pagina veramente terribile, che non deve
guai se facciamo sì che questa pagina macchi tutte le forze dell'ordine, quelli che hanno sbagliato devono pagare, però non leghiamo quell'immagine all'immagine della nostra polizia, dei nostri carabinieri, però certamente quella è stata una pagina molto, molto triste. La devo interrompere pochi minuti, ma torniamo col ministro Pinotti tra poco. Bentornati, siamo con il ministro della difesa Roberta Pinotti, che ci raccontava essere di Genova. La sua famiglia è rimasta a Genova? Sì, sì, la mia famiglia e è rimasta. E chi si occupa delle figlie? Beh, un po' anch'io, perché una mamma non smette mai di occuparsene, però ovviamente chi c'è tutti i giorni adesso è mio marito. Che... Ma anche quando erano piccole? Beh, quando erano quando io ho avuto Marta, quindi la mia seconda figlia che è nata nel 2001, sono stata eletta in Parlamento. L'elezione, il giorno dopo, se non sbaglio. Sì, esatto, il giorno dopo, e quando aveva 15 giorni sono entrata in Parlamento. Quindi per 9 mesi l'ho allattata e quindi abbiamo fatto avanti e indietro. E sarei portata in Parlamento. Sempre. Cioè, Parlamento no, perché allora non c'erano gli spazi, ho dovuto allattare sugli scatoloni, in mezzo ai calcinacci, insomma, la vice è venuta sana, perché diciamo... Però la portavo a Roma, avevo una casa vicino al Parlamento in modo tale da poter allattare. Quando poi ho smesso di allattarla, diciamo che per 3 giorni alla settimana era completamente gestita da mio marito, che è stato molto bravo, devo dire. Suo marito ha fatto il servizio militare? No. Come mio mai? Mio marito ha fatto lo servizio civile. E adesso lo sapranno. Adesso lo sapranno, lo dico. Mio marito è un medico. E allora aveva deciso comunque di fare servizio civile perché voleva, come tutti i medici, quindi la facoltà è lunga, quindi lui ha fatto il militare dopo, e quindi aveva intenzione di cominciare a vedere se poteva fare qualche cosa inerente alla sua professione. Infatti ha fatto servizio civile 18 mesi, non a Genova, ma a Usmate Velate, in un luogo dove si occupavano di disabili, di altre. Però non è un antimilitarista, non lo ha fatto. In comune per col presidente Renzi, lo diceva prima, l'esperienza negli scout, che sì. Lo cita anche nel suo profilo Twitter, quindi è un'esperienza sì, importante. Sì, un'esperienza importante per me. Cioè lei dice, sono di quelli che credono che bisogna lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Che è una delle frasi di Baden-Powell, sì. Insomma, voi lupetti rischiate di diventare una lobby. Sì, la lobby dei lupetti. Facciamo bim bum crack alla fine del Consiglio dei Ministri, no? Diciamo. Però per me è stata un'esperienza molto formativa, perché è un'esperienza che mi ha insegnato, al di là della vita all'aria aperta, al di là delle questioni, però mi ha insegnato a occuparmi del contesto, del territorio. Cioè io ho imparato a fare politica non nelle associazioni giovanili dei partiti, ma negli scout, nel senso, non si faceva politica in senso partitico, ma la domanda di come ti puoi occupare del tuo territorio per migliorarle, quindi come entri in relazione anche con i partiti, con le varie associazioni, beh, è stata la spinta che mi è venuta da lì, quindi io devo molto allo scoutismo, perché è stata una bella esperienza per me. Ho fatto la capo scout per molti anni, ma è stata anche per me molto formativa. Le sue figlie fanno... Allora, Elena adesso ha 21 anni e ha lasciato, però ha fatto gli scout, e Marta ha 13 anni ed è in reparto. Sì. Lei ha detto di essere stata folgorata da Matteo Renzi per come ha gestito la sconfitta alle primarie e l'esperienza dell'ultima Leopolda, è vero? Sì, no, è vero, perché all'inizio, diciamo, io avevo dei dubbi. Sulla forza, sulla capacità, sulla... quando ho visto come di Matteo Renzi? Cioè, forse pensavo fosse ancora troppo giovane, avesse ancora fatto poca esperienza, non so, non avevo dall'inizio, da subito, non posso dire di essere stata una sostenitrice immediatamente di Matteo. E quando invece l'hai diventata? Io lo sono diventata in modo molto forte e convinto nel momento in cui davvero ho visto come ha gestito la sconfitta, nel senso che il suo discorso in quel momento, ma soprattutto la sua disponibilità di mettersi dopo comunque a servizio e dicendo io comunque ci sono, non sbatto la porta, non vado via, do una mano perché questo è il mio partito. E come ha raccontato anche il dolore di una sconfitta, perché c'è, ma nello stesso tempo la capacità con cui ha dimostrato che l'ha saputa gestire da adulto, cioè da una persona che, ecco, ha 38 anni. Ma non sempre, anche se uno è grande, non sempre le sconfitte vengono gestite da adulti, anche se uno di anni ne ha di più, nel senso che la sconfitta è un momento difficile. In che rapporti è con l'ex ministro Mauro? No, buoni rapporti. Non mi è venuta in mente associazione per la sconfitta. No, ci siamo. La sconfitta, in qualche modo lei ha preso il suo posto. Io immagino che nessuno è mai contento quando succedono queste cose, però devo dire che abbiamo avuto un rapporto cordiale prima e lo abbiamo anche adesso. Lei si aspettava che Renzi diventasse premier senza passare dalle elezioni?
Io sono convinta che in quel momento lui abbia fatto bene. Lui ha vinto le primarie con molta forza. In quel momento ha sentito che noi eravamo in una situazione bloccata, ricordiamocelo, e non dovuta a Renzi, dovuta al fatto che di fatto le elezioni ci hanno consegnato un Parlamento dove una maggioranza non si riusciva a fare, almeno di centrodestra o centrosinistra. A quel punto, riandare a votare con la stessa legge elettorale, senza aver fatto le riforme istituzionali, voleva dire ripetere per l'ennesima volta la storia di questo paese che mai non cambia. Per cui, secondo me, certamente, io penso che lui avrebbe anche desiderato poterci andare con le elezioni. Però io penso che abbia fatto bene a cogliere questa sfida. E la forza, il dinamismo e la volontà di cambiamento che sta mettendo in questa esperienza di governo, e penso che sia percepita questa dai cittadini, dimostrano che la scelta non è stata azzardata ed è stato giusto fare questo passaggio. Ho ancora due domande, sono complesse ma mi risponda velocemente se può. C'è bisogno di riformare i servizi segreti? Beh, è stata fatta una riforma importante. Oggi c'è bisogno che i servizi segreti, diciamo, si connettano di più con quelli di altri paesi e abbiano anche la capacità di essere, diciamo, sempre più rispondenti a quelle che sono le sfide dell'oggi. Però una riforma importante è già stata fatta. Quindi vanno bene così come sono ora i servizi segreti, che stanno funzionando, diciamo. Per lei controllare e verificare la trasparenza degli appalti militari è una priorità? Assolutamente. Cioè io penso che noi dobbiamo essere, proprio perché su questi temi spesso si è pensato ci possa essere del torbido, del nascosto. Se lo vedessi o se lo conoscessi porterei immediatamente questo alla magistratura, ma da questo punto di vista non ho contezza di nessuno, anzi devo dire che verifico quello che sono le procedure attuali, sono di massima trasparenza e attenzione. Se trovassi cose che non vanno bene non avrei problemi a denunciarle, ma non è così oggi. Ma proprio perché si tratta di un tema così delicato, noi dobbiamo essere una casa di vetro, su tutto. Cosa significa per lei la parola patria? È il mio paese, è il luogo dove sento di esserci la mia identità, la comunità di persone con cui sono cresciuta. Non è un luogo per il quale mi sento separata dagli altri paesi, cioè se vogliamo è il luogo dove sento di avere le mie radici, però insomma poi le fronde e le foglie possono intrecciarsi anche con quelle di altri. Grazie Ministro. Prego. Buon lavoro.